Escuche el audio y responde a las preguntas que aparecen en la pantalla. Recuerda, este ejercicio te va a ayudar muchísimo. Uomini e supermercati. I supermercati sono i miei tropici. Como un personaggio uscito da un romanzo d'avventura, passiono, mi perdo, mi interrogo, mi inquieto. Spendo cuando no vorrei, voglio quello que no trovo. Trovo quello che non voglio, ma ogni tanto riesco a imparare qualcosa. Come molti maschi, scelgo in base ai seguenti criteri. Colore della confezione, originalità del nome, possibilità di reggere il prodotto sotto il braccio quando ho dimenticato il carrello. Ma ripeto, nella mia romantica follia commerciale ogni tanto intuisco qualcosa. Avevo notato, per esempio, di non riuscire a trovare mai sale e zucchero. Mentre ero a caccia di questi due banali prodotti, mi ritrovavo a percorrere chilometri di scaffali. Prima ho pensato di essere un incapace, poi ho capito di essere una vittima. Sale e zucchero sono nascosti di proposito. Mentre inseguono questi due prodotti indispensabili, gli inesperti come me comprano biscotti al cioccolato, alici sotto l'olio e un altro spazzolino da denti perché ha una bella impugnatura. Messo alle strette, una professionista della grande distribuzione ha confessato che sale e zucchero sono prodotti che producono traffico nel supermercato e vengono nascosti in modo che noi cercandoli Percorriamo tutto il supermercato e siamo invogliati a comprare di più. La scoperta è illuminante: spiega per cominciare, la scarsità di orologi appesi alle pareti è meglio che nessuno veda il tempo che perde. E poi, forse, anche la scarsità di personale disposto a darti informazioni. Il mio sogno? Avere una pistola lanciarazzi e sparare in aria un segnale luminoso durante il giro di compere al supermercato. Soccorso, sono qui, qualcuno venga a dirmi se questo è il sale grosso. E passiamo ora alle abitudini dei miei connazionali. Conosco una signora inglese che mette in frigo una caraffa d'acqua del rubinetto, la tira fuori prima di cena e la serve agli ospiti. Se chiedono che acqua è, lei inventa un nome francese o italiano. Ci credono sempre. A Londra e in altre metropoli tutti bevono l'acqua del rubinetto. Potersi riempire un bicchiere al lavandino viene considerato un diritto civile. L'acqua si definisce potabile perché si può bere, non perché è un bel nome. Noi italiani. Anche in questo siamo speciali. Consumiamo acqua minerale come nessun'altra nazione al mondo. Certo, il prodotto è generalmente buono e i produttori sono stati bravissimi. Hanno tenuto basso il prezzo, trasformando un lusso in un'abitudine. Se l'acqua del rubinetto è buona o discreta, beviamola. Lo fanno a Londra e a New York. Che sono villaggi alpini dove l'acqua esce dalle rocce. Rinunciare all'acqua potabile per l'acqua minerale, infatti, è come rinunciare al pane per le fette biscottate. Per qualche tempo si può fare, poi basta. Se ti ha piaciuto il contenuto, suscríbete e déjame un like. Recuerda, questo non te cuesta nada e a noi ci aiuta muchísimo a seguir subiendo contenuto. Gracias y hasta la próxima.